the master, touch them, change them, anoint them with unction of the Holy Spirit. We contend for these ones that you sent us. Father, we declare Holy Spirit power over them in Jesus' name. Commission them. Holy Spirit, let us not waste one more day in Jesus' name. Benvenuti a un nostro incontro con la parola di Dio come tutti i giorni alle ore 19:19 qui su Facebook e poi anche indirettamente su YouTube. Salutiamo anche i nostri amici di YouTube, sapete non ho tempo per seguire la pagina di YouTube, ma comunque sì, possiamo fare incollare tutte le dirette che facciamo su Facebook. Facciamo così, si sente meglio. So che si sente meglio così. Si facciamo così. Aspetta, perfetto. Ditemi se si sente meglio. Sì. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera. Oggi è il compleanno della nostra carissima Vaide, la responsabile di tutto il dipartimento di produzione del materiale del Ministero Uomo di Pace. Una grande donna di Dio. E guarda, Dio ci dà il meglio, Dio veramente ci dà il meglio. Ringrazio Dio per tutte le meravigliose persone che Dio ci dà per questo ministero. Guarda, oggi abbiamo, sapete, no? Forse se non lo sai,
Se non lo sai, abbiamo diversi dipartimenti. Forse me lo metto in modo diverso che si ascolti. Aspetta, così. Forse lo metto qui. Vediamo qui. Se lì va meglio, lo metto qui. O me lo metto qui. Così come se fosse. No. O inside. Aspetta, vediamo. Vediamo qui. Ecco, perfetto. Lì, ecco, perfetto, benissimo. Lì si deve sentire meglio ancora. Stavo dicendo, oggi abbiamo la riunione con i responsabili del dipartimento. Guarda te, abbiamo l'incontro, devo fare un aggiornamento sui responsabili, cioè quelli che lavorano nella guarigione e liberazione, tutta una squadra che abbiamo formato, e la cura pastorale. Abbiamo un dipartimento di cura pastorale e il dipartimento di guarigione e liberazione insieme con parte del gruppo di intercessione. Poi faremo un incontro con il gruppo di intercessione. Abbiamo diversi dipartimenti nel ministero. È tutto un lavoro che stiamo facendo online. È un anno di rodaggio per cominciare ufficialmente nel 2022. Stiamo andando alla grande perché ci danno dei consigli strepitosi. Ogni consiglio che viene dato è strepitoso. E questa sera parleremo della dinamica per fare l'amministrazione. Abbiamo una psicologa. E ovviamente, ora sottolineo questo perché è importante comprendere che è la potenza di Dio che cambia la tua vita. Un'amministrazione che è lavorare su Giacobbe è solo il 15% della vita del credente. L'85, il 90% della vita del credente viene dal rinnovamento della mente. Per quello è importante comprendere che non è un'amministrazione dove tu chiudi alcune ferite di Giacobbe. E a questo scopo è un lavoro spirituale, ma capire la dinamica del perché ti comporti come ti comporti e in un certo senso aiuta, soprattutto a quelli che devono amministrare. E per quello Dio ci ha messo, abbiamo una psicologa, dove prima l'incontro, per aiutare quelli che devono lavorare in quest'area e per aiutare la persona, ci sarà un incontro con una grafologa, dove attraverso la scrittura tirano fuori la personalità di ogni persona che ha bisogno, valga la ridondanza, la personalità della persona, e poi una psicologa. Dopodiché, una volta che è stata istruita riguardo al percorso che verrà fatto di guarigione e liberazione, passa a una, due sessioni, tre quando è la figlia di Dracula, per poi, se non ha una comunità, un pastore, essere seguita dal gruppo pastorale. Questo è quello che parleremo questa sera con lo staff, e per rendere veramente un servizio efficace alle persone che hanno bisogno. Ma sempre ricordando che l'85% della vita del credente non è un'amministrazione, è la crescita spirituale, per cui hai bisogno di una scuola biblica, hai bisogno di diventare spirituale e sapere come diventare spirituale. E questo è quello che stiamo creando, come anticipo lo dico a voi, per quelli che avranno bisogno del servizio del nostro ministero. E di questa meravigliosa squadra, un servizio di eccellenza per il Figlio di Dio, gratuito, completamente gratuito. Comunque, e poi questa sera 20:30 vi aggiornavo un po' delle dinamiche interne del nostro ministero. E come stavo dicendo, questa sera 20:30, Guarigione Liberazione, parleremo delle maledizioni generazionali, i peccati generazionali, alcune false dottrine che vengono insegnate alla Chiesa di Dio con questo Vangelo strano, psicodelico, mistico, senza un fondamento biblico, dove uno... Ti dicono che uno è sotto maledizione perché tuo bisnonno ha commesso un peccato o qualunque cosa sia questo delirio che non ha né testa né coda, soprattutto quando sei conoscitore della Bibbia, dove ti fa vivere un mondo mistico dove tu non sai, io sto passando un momento di difficoltà perché mia bisnonna aveva l'idolo della religione di non so dove, e allora ecco perché io ho mal di schiena. E la gente ci crede, la cosa tremenda è che la gente ci crede, e noi viviamo un cristianesimo fatto, cioè, proprio illusorio, dove la gente utilizza elementi sacri della Bibbia per fare
stregoneria, come il sangue di Cristo, il sangue di Cristo, mi copro col sangue di Cristo, no? Come se ci fosse un botte di una vasca con il sangue, io mi do le pennellate col sangue di Cristo e sono coperto. Ma tu vedi che vengono da Paolo e le dicono: Paolo, abbiamo bisogno di pregare per quel malato, risuscitare quel ragazzo che è caduto. Ah, il sangue di Cristo lo ha coperto. Il sangue di Cristo ci ha lavato di tutti i peccati. Il sangue di Cristo si attiva in obbedienza alla verità. Noi siamo cosparsi nell'obbedienza alla verità con il sangue prezioso di Cristo. Prima Timoteo capitolo 1, versetto 2 e versetto 22. Nell'obbedienza alla verità noi purifichiamo la nostra anima e siamo cosparsi del sangue di Cristo. La vita di Dio scorre su di noi. Ma a volte siamo diventati così irrazionali in quanto quello che sono i principi della Bibbia. E per quello ci sono credenti infruttuosi che prima avevano le corna attaccate allo specchietto della macchina. Adesso cosa hanno? Hanno il rosario attaccato o hai il pesciolino attaccato dietro. E non ti è cambiato niente la vita. Non ti rendi conto che hai bisogno di comprendere la scrittura per capire che la vita non è una specie di karma che io proclamo, il karma. Io proclamo il karma, non mantra. Un mantra spirituale facevo quando ero buddista. Adesso quello che faccio, al posto di invocare il karma, invoco il sangue di Cristo. Senza sapere, ungo la porta di casa, protruggendo la porta di casa o facendo vali profetici, sai, spegnendo la luce quando prego con una tuta mimetica. Tutte cose che non hanno senso. Ti immagini Paolo o Pietro facendo quelle cose? Non lo trovi nella Bibbia, non lo trovi. Se non lo trovi nella Bibbia, perché fai delle cose che non sono bibliche, perché in realtà non ti interessa fare la volontà di Dio, ti è più comodo, senza andare a indagare, fare tutto quel misticismo che ti dicono. Sì, io so che sei lì, so che sei lì, ma io ho la speranza che tu abbia voglia veramente di adempiere la volontà di Dio e per quello sei ascoltare quello che io sto condividendo. Me lo auguro che prima o poi la Chiesa si svegli di questo torpore, dove non sono più io a lottare contro i pregiudizi del mondo. Oh, l'eroina, l'eroe, lottiamo contro i pregiudizi del mondo. Ma chi ci chiama andare dietro quello che fa il mondo? Ma che te ne interessa quello che fa il mondo? Preoccupate prima per cercare la volontà di Dio e lascia che il mondo se ne occupi di se stesso. Noi andiamo a salvare le anime del mondo, non a lottare contro il mondo. E gli omosessuali, lasciali lì gli omosessuali, predica di Cristo agli omosessuali, che vai a litigare contro il femminismo. Ma che lascia stare le cose del mondo, queste correnti del mondo, queste vie del mondo che trascinano la Chiesa e i ministri in vanità di vanità. Sei arrabbiato, Martin? No, sono un toque diverso. Comunque, 20 e 30. Chiamate al nostro canale Pasquale al 329-7487 o al 340-172 e chiedeteli di farmi partecipare questa sera. Ok, si chiama zelo, è lo zelo, vedere i ministri dire stupidaggini, ma lascia Bin Laden o Biden o come si chiama questo presidente, che te ne frega del presidente degli Stati Uniti, ma lascia stare, occupati della parola di Dio. Io mi dico, a pseudo apostoli, che mio Dio, ma come c'è ministri che vogliono il titolo, ma non la responsabilità che porta avere un titolo di un ministero. E ora, al posto di consacrare la tua vita alla preghiera, ma veramente, e alla studio della parola di Dio, e edificare la Chiesa per mezzo della parola, andiamo a parlare di cose che Dio... Ma lascia il coronavirus, che vai a trascinarti la gente con cose terrene e carnali? Che cosa stiamo facendo come ministri? Stiamo facendo il ridicolo. Stiamo, mio Dio, io dico, Signore, io, Padre, io non voglio morire nel deserto, non voglio, io voglio essere un strumento in questa nazione per portare risveglio a chi? Non alla Chiesa, a quelli che non conoscono Cristo, risvegliare del sonno della morte. La Chiesa dorme e continua a dormire. E perché dorme? Perché noi ministri non la svegliamo. No, prima noi ministri dobbiamo svegliarci, dobbiamo aprire gli occhi alla conoscenza. Ah, ma io non ho la chiamata nello studio della parola. Ah, tu sei ministro e non hai chiamata nello studio della parola. Mi? Guarda.
Ma rilassati, Martin. Rilassati, Martin. Rilassati. Sono rilassato. Mi devi vedere quando sono arrabbiato. Mamma mia, prima o poi li troverò faccia a faccia quelli lì. Prima o poi me li guarda, li troverò davanti. Va bene, allora andiamo avanti. Andiamo avanti. Ok, niente, come vi ho detto, 20 e 30 peccati generazionali, la verità biblica sui peccati generazionali, la verità biblica sui peccati generazionali, 20 e 30 su Zoom, oggi che cos'è? oggi è venerdì su guarigione e liberazione, importante nell'area della guarigione e liberazione, per poter comprendere come liberarti da alcuni falsi insegnamenti che ti hanno dato salute. Allora, abbiamo visto, riprendendo il discorso di oggi, perché poi non posso parlare molto di questo perché abbiamo un incontro con dei responsabili del Dipartimento di Guarigione e Liberazione del Dipartimento Pastorale, per quello vi devo lasciare un po' prima. Perché passiamo alla parola di Dio, passiamo alla parola di Dio. E dice, abbiamo visto qual è il contesto di questo studio, abbiamo visto già, questa è la quarta e ultima lezione, vi ho spiegato come studiare la Bibbia, trovo una buona chiave biblica, un buon programma da mettere sul tuo computer, sul PC, studio della Bibbia, se non ne hai uno puoi andare sulla parola.net, lì puoi scaricare gratuitamente, se non mi sbaglio, altrimenti contatta Pasquale, ma gratuitamente ti puoi scaricare un programma molto molto buono, che è una esaustiva, mamma mia che come sto masticando l'italiano, esaustiva chiave biblica. Che cos'è la chiave biblica? È un quadratino che ti appaie dove tu metti una parola e ti dà tutti i riferimenti che tu trovi nella Bibbia riguardo a quella parola. E ora, facendo uno studio, ho messo ogni cosa e sono venute delle cose molto interessanti. Abbiamo visto che il Signore ha fatto ogni cosa, riassumendo, che Lui rende forte ogni cosa e fa grande ogni cosa. Abbiamo visto che ogni cosa appartiene al Signore e che ogni cosa l'ha fatto con uno scopo, compreso te. Abbiamo visto che nell'esempio di Davide, Dio gli ha detto tu potrai recuperare ogni cosa, e addirittura ne ebbe di più di quello che il diavolo gli aveva rubato tramite gli amalechiti. Abbiamo visto come il padre della fede, Dio l'aveva benedetto in ogni cosa, e se Dio ha benedetto il padre della fede e io seguo i suoi passi di fede, lo farà anche con me, nella vecchiaia, ma anche prima. Abbiamo visto come Dio vuole che tu abbondi in ogni cosa. Abbiamo visto anche che Dio benedirà l'opera delle tue mani e ogni cosa in cui tu porrai le mani, per quello Dio non benedice il tuo lavoro, ma bensì l'opera delle tue mani ovunque tu metti le mani, la gallina d'oro, delle uova d'oro. Poi dice che tu puoi riuscire bene in ogni cosa grazie alle benedizioni di Abramo. Abbiamo visto che ogni cosa in quanto all'edificazione di tu casa di Dio, tempio dello Spirito Santo, devi fare ogni cosa che tu fai devi essere fatta secondo il modello, e per quello hai bisogno di conoscere la scrittura, perché qui sta parlando del tabernacolo, ma noi come tabernacolo e tempio di Dio abbiamo bisogno di conoscere la Bibbia per edificare secondo il modello, in quanto alla famiglia, in quanto alla salute, in quanto al lavoro, in quanto a tutto quello che Dio dice riguardo a noi, tempio dello Spirito Santo. Abbiamo visto che in quanto ogni cosa, che ogni cosa è possibile a Dio, ma abbiamo visto anche che ogni cosa è possibile a chi crede. Sì, ogni cosa è possibile a Dio, ma che se tu credi, ogni cosa è anche possibile. Abbiamo visto anche ai discepoli spiegava ogni cosa, vuol dire che se io voglio comprendere ogni cosa devo diventare discepolo. Abbiamo visto anche che chi cerca Dio comprende ogni cosa, perché? Perché quando io cerco Dio divengo un discepolo, e quei discepoli sono quelli che cercano Dio, cerca Dio ogni giorno impara a cercare a Dio. So che è un Vangelo che non piace molto, che piace di più il Vangelo grattati la pancia che Dio fa tutto, ma qui in questa pagina troverai la pienezza della parola, qui non trovi un vento di dottrina, qui trovi la pienezza della parola. E ora Dio ti fa comprendere quando cerchi Dio ogni cosa. Giovanni stesso ha detto che lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, e anche
soprattutto la unzione ci insegnerà ogni cosa. E ora prima, come abbiamo visto precedentemente in altri studi, se tu vuoi raggiungere l'unzione, prima ti devi riempire dello Spirito Santo, è un compito tuo, Dio non lo fa per te, dalla pienezza io posso essere guidato dallo Spirito e la guida dello Spirito continuamente di ogni giorno nella ricerca di Dio, mi porta a manifestare l'unzione che è in te, tu sei unto, tu hai l'unzione regale, sì, perché Dio ha fatto di te un re, tu hai la unzione sacerdotale dentro di te, perché? Perché ha fatto di te un sacerdote. Prima Apocalisse capitolo 1 versetto 5, e hai anche l'unzione profetica, perché tutti possiamo profetizzare, lo Spirito Santo ci è stato dato per profezia, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, parlando dopo la Pentecoste. Per quello le tre unzioni dell'Antico Testamento ce le ha il credente oggi, che poi ci sono quelli che amano dipingersi come gli unici unti, sai, le prime donne del Vangelo, questa è un'altra storia, ma lascia che loro facciano il loro show, ma sappi che tu sei unto. Perché non si manifesta la unzione in tutti? Perché non tutti passano tempo ogni giorno a riempirsi dello Spirito Santo, non tutti sono guidati e non tutti per conseguenza arrivano a manifestare l'unzione. Ma la idea è che noi siamo un regno, ha fatto di noi un regno, che Cristo si veda in ogni credente, non solo nel ministro dietro il pulpito. Abbiamo visto che Dio vuole che noi prosperiamo quanto? In ogni cosa. Abbiamo anche visto che Dio ha posto ogni cosa sotto i piedi di Gesù Cristo, ma che ogni cosa gli è stato dato in mano, e abbiamo visto che ogni cosa l'ha posto sotto i piedi di Cristo, cioè e le ha dato come Chiesa, come capo supremo alla Chiesa. Per quello ogni cosa ci è stato dato. Questo l'abbiamo visto ieri, come Dio ci donerà quante cose, tutte le cose in Lui. Ogni cosa ci ha donato in Cristo, noi siamo benedetti con ogni benedizione nelle luoghi celesti, e come Dio vuole che noi abbondiamo in ogni cosa, sia nella fede, in parole, in conoscenza, nello zelo, nell'amore, e in tutto devi abbondare per poter avere ogni grazia, far abbondare ogni grazia. Ricordate che se noi vogliamo far abbondare la grazia, come dice in Prima Timoteo capitolo 1, devi che la grazia soprabonda con la fede e l'amore. Se io voglio soprabbondare in ogni grazia, per forza mi devo riempire dello Spirito Santo e della parola, perché per abbondare nell'amore mi devo riempire dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è Dio e Dio è amore, e per abbondare nella fede devo riempirmi della parola, perché la parola produce la fede. E abbondando in ogni grazia, perché io faccio la mia parte, posso avere sempre in ogni cosa tutto quello che mi è necessario per abbondare in ogni opera buona. Poi abbiamo visto che Dio ci ha dato ogni cosa e ci vuole far abbondare in ogni cosa, ma dall'altro lato vediamo che i veri discepoli hanno lasciato ogni cosa. È vero, per lasciare ogni cosa Dio ti promette il centuplo. Il centuplo è una promessa di Dio. Sì, ma tu sei disposto a lasciare ogni cosa, perché tutti vogliono questa parte qui. Tutti vogliono qui. Oh, io voglio tutte le cose in Lui. Sì, sì, e la proclamo. Oh, io sono benedetto, Dio mi ha donato tutto, bla 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 bla. Sì, ma tu quanto hai dato a Lui? Punto di domanda. Perché se tu vuoi essere un vero discepolo, devi arrivare al punto dove e lasciarono quanto? Ogni cosa e lo seguirono. E poi, lasciata ogni cosa, si alzò e lo mise a seguire. E questa parte del Vangelo non ti viene predicata. Perché? Perché non conviene, perché non attira. Questo tipo di Vangelo, che si chiama portare la croce, non piace alla gente. Per quello, su 100 cristiani, su 100 persone che ricevono la parola, solo il 25% porta frutto, perché al 75% il fatto di lasciare ogni cosa non piace, si chiama portare la croce. Sei disposto a lasciare ogni cosa? No, non si predica questo Vangelo oggi. No, quello che facevano ai tempi di Gesù Cristo, nei tempi di Apostoli, non si fa oggi, e per quello i cristiani non riflettono la vita di Cristo. Arriverà il momento che per mezzo della persecuzione, la vera persecuzione, si lascerà ogni cosa, e allora Cristo comincerà a farsi vedere nei credenti, sicuramente. Ma io devo aspettare una persecuzione per veramente diventare un discepolo? Punto di domanda. E ora, lasciavano ogni cosa, e che cosa facevano? La mettevano ai piedi degli apostoli. E gli apostoli, i veri apostoli, cosa facevano i veri apostoli? Compravano un edificio. Mettevano tutti i soldi in pagare un edificio. No, questo è quello che fanno gli apostoli di oggi. Gli apostoli veri, che cosa facevano nella Bibbia?
davano tutto, quelli che venivano lasciavano ogni cosa e la mettevano ai piedi degli apostoli. Gli apostoli se ne occupavano di spargerlo a tutti i credenti affinché a nessuno mancasse niente. E ora, nota come? Sì, veniva dato, raccoglievano delle offerte, sì, si raccoglievano le offerte, ma per che cosa? Per sostenere a quelli che non avevano. E ora, ecco che tu vedi un Vangelo equilibrato. Arriveremo a quel punto e io penso che per mezzo della persecuzione si arriverà a quel punto. Si arriverà. No, Martin, tu sei troppo radicale. No, io sono troppo biblico, caro fratello. Sono troppo biblico. Cioè, vuoi una vita fondata sulla parola di Dio. E ti posso garantire che funziona. Se tu sei disposto a lasciare tutto perché è la chiamata di Dio, non ti dico... Ehi, attenzione. Non lo ha chiesto a tutti. Lo ha chiesto ai discepoli questo. Era parte di fare il discepolo. Ora, il problema è che oggi abbiamo dei ministri che non sono discepoli. Perché non hanno lasciato ogni cosa, hanno un piede nelle cose del mondo, in un lavoro del mondo, nelle cose terrene, e un piede nelle cose di Dio. E ora, ecco perché non abbiamo ministri radicali che predicano la verità. E ora, sei disposto a lasciare ogni cosa? Ehi, io non ti sto chiedendo le tue cose. Chi te le sta chiedendo? Ma chi ti conosce, scusami? Ti sto chiedendo un'offerta io? Mi hai mai visto chiedere un'offerta? Dubito che mi vedrai chiedere un'offerta a me. E allora, quello che ti sto dicendo adesso è che se io voglio il centuplo di Dio, non puoi, ehi, Pietro dice, noi abbiamo ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo in cambio. E dice che ha lasciato casa, padre, madre, ne avrà 100 volte di più. Ehi, io per acquistare un terreno, non dico niente. Ma presto ti farò vedere una cosa bella riguardo a come Dio provvede. Quando Dio ti dice un qualcosa, quando tu raggiungi le promesse, quando si manifestano le promesse, tu non devi andare a chiedere niente a nessuno. Dio mette nel cuore le persone che devono dare, senza che tu debba raccogliere assolutamente niente. Comunque, andiamo avanti. E abbiamo lasciato ieri riguardo alla condotta. Ho 5 minuti per quello. Come deve essere la condotta in ogni cosa? Vediamo il tipo di condotta che dobbiamo avere in ogni cosa. In ogni cosa. In ogni cosa mi è licita. Ma non ogni cosa mi è utile, ogni cosa mi è licita, ma non mi lascerò dominare di nulla. Allora, ti è licito ogni cosa? Sì, ogni cosa mi è licita, ma non ogni cosa mi è utile e io non mi lascio dominare da nulla. Dall'altro capitolo, sempre in Prima Corinzi, capitolo 10, eravamo nel 6, saltiamo 10, ripete Paolo che ogni cosa è licita, ma non ogni cosa è utile, ogni cosa mi è licita, ma non ogni cosa edifica. E ora, se ci sono cose che non mi edificano, io non li faccio, per quanto mi siano licita. Dell'altro lato, Prima Corinzi 14:26, che dunque, fratelli, quando vi riunite, questo dovrebbe essere la celebrazione del Signore. Questo è quello che in teoria ci dovrebbe essere la domenica nelle riunioni. Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, chi? Il pastore soltanto? No, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, una rivelazione, un parlare in altre lingue, un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Vuol dire che la domenica, quando il ministro dà spazio a questo tipo di chiesa, cioè a quello che Dio ha istituito, dice si faccia ogni cosa per l'edificazione. E ora notate che la condotta del credente è ogni cosa che io faccio è per l'edificazione. Deve essere fatta per l'edificazione. Dell'altro lato, Prima Corinzi 14:40, ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. Per quello abbiamo bisogno di dignità e di ordine. In quante cose? Questa è la condotta del credente. In ogni cosa che tu fai, falla con dignità e falla con ordine. È molto importante, ogni cosa. Prima Corinzi 16:14, tra di voi si faccia ogni cosa con amore. Questo è importante. E non puoi fare ogni cosa con amore se non ti riempi dello Spirito Santo. Perché questo amore non è fileo, amore umano, è amore agape. Agape. È l'amore di Dio. E che solo lo puoi manifestare quando tu sei pieno di Dio, perché Dio è amore, cioè pieno di Spirito Santo. E questo Dio non lo fa per te, ricordati. Filippesi 2:14, fate ogni cosa senza mormorie, senza dispute, cioè senza essere carnali. Ogni cosa, quando fai qualcosa, ah sì, ma quella sorella, tu non sai quello che ha detto.
Ehi, tranquillizzati, rilassati, prega un po' prima di parlare e poi farai le cose senza mormori. Uff, uff, uff. A volte alcuni credenti mi sembrano le mie figlie quando viene mamma e dice sistema la stanza. Uff, uff, uff. Perdona il fratello. Uff, uff, uff. Vai a pregare, su. Uff, uff, uff. Non tu, ovviamente, non tu, non tu. Colossesi 13:7. Qualunque cosa fate in parole e opere, fate ogni cosa nel ogni cosa, mettiamolo in blu meglio, ogni cosa nel nome del Signore Gesù Cristo, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Prima Tessalonicesi 5:18, ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Vuol dire che in ogni cosa, questa è la condotta del credente in ogni cosa, devo rendere grazie. Grazie Signore, ovviamente non per gli accidenti che ti arrivano, ma sì per le benedizioni. Grazie Signore, grazie Signore, grazie. E se ti arriva una malattia, grazie Signore perché tu mi hai guarito. No, grazie, grazie per questo tumore che mi sta uccidendo, Signore, grazie, grazie. No, 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 no. Usa la testa, ma in ogni cosa rendete grazie, quando c'è una benedizione, quando le cose non vanno bene, grazie Signore perché se io ti amo tutto collabora per bene. E ora, applicando la parola di Dio, tu puoi rendere grazie per ogni cosa, e il rendere grazie, il ringraziare è parte della pienezza dello Spirito Santo. Prima Tessalonicesi 5:21, esaminate ogni cosa, ritenete il bene, per quello tutto quello che mi viene detto, principalmente sulle profezie, esaminateli e poi buttate il dito sulle cose cattive. No, no, lascia stare le cose cattive, ritiene il bene. Prima Pietro 4:11, se uno parla lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio, la parola di Dio, se uno compie un servizio lo faccia come si compie il servizio mediante la forza che Dio fornisce affinché in ogni cosa sia glorificato Dio. E se io voglio glorificare Dio in ogni cosa per mezzo di Gesù Cristo, devo parlare come enunziando la parola di Dio. Se compio un servizio lo faccio se uno compie il servizio lo faccia come si compie il servizio mediante la forza che Dio fornisce per la gloria di Dio, ogni cosa che noi facciamo. Bene ragazzi, adesso sì, vi devo lasciare perché ho un incontro tra precisamente 8 minuti con lo staff del Dipartimento di Guarigione e Liberazione e il Dipartimento Pastorale, fratelli fenomenali. Ma noi ci vediamo tra un'oretta sul corso di guarigione e liberazione, vedremo questa sera peccati generazionali. Esistono i peccati generazionali? Può un peccato generazionale colpire la tua vita? Se tuo bisnonno era il barba blu, il pirata barba blu e aveva la gamba maledetta di legno, può con la gamba maledire la tua vita? Non perderti 20:30 lo studio peccati generazionali. Ci vediamo.